Siamo la classe terza della scuola Emiliani di Genova, qui a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, in viaggio di istruzione, a 80 anni dalle leggi razziali emanate da Mussolini e a 70 anni dall'entrata in vigore della Costituzione. Ungaretti, veglia. Un'intera nottata buttato vicino a un compagno massacrato, con la sua bocca digrignata volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani, penetra nel mio silenzio. Ho scritto lettere piene d'amore, non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Dalle leggi razziali entrate in vigore in Italia nel 1938, il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito. I cittadini italiani di razza ebraica non possono prestare servizio militare, essere proprietari di aziende, né avere l'ufficio di amministrazione o di sindaco, essere proprietari di terreni. Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere domestici di razza ariana. All'ufficio di insegnante non potranno essere ammesse persone di razza ebraica. Alle scuole non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica. Liliana Segre, finché la mia stella brillerà. Era una sera qualsiasi, stavamo a tavola, io, papà e nonni. Io ridevo e scherzavo come al solito, però mi accorsi che c'erano tre paia d'occhi che mi guardavano ansiosi. Mi dovranno dire qualcosa di importante, pensai. In quel momento mio padre parlò. Liliana, sai che non puoi più andare a scuola? Ah no? Gli dissi io cercando un perché con gli occhi smarriti. Lui lo capì. Perché ci sono delle nuove leggi per noi che siamo ebrei. Tu, come tutti i bambini ebrei, sei stata espulsa dalla scuola. Espulsa, avevo appena compiuto 8 anni, era settembre e la scuola cominciava il 12 ottobre. Quel giorno segnò un prima e un dopo nella mia infanzia. Gennaio stava finendo, un giorno i nazisti chiamarono un lungo elenco di nomi, 605, c'erano anche il mio e quello di papà. Era il 30 gennaio 1944, ci mettemmo in fila con gli altri in una lunga coda muta. Nessuno di noi sapeva dove ci avrebbero portato, non si poteva domandare, avresti preso solo botte o fucilate. Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale. Qui siamo alla risiera di San Saba, l'unico campo di concentramento in Italia.